E cari miei ragazzi, oggi ben ritrovati nella top 10 che si va a vedere il discorso voltafieno. Le mod non sono tantissime, però come sempre il Nano Nix è riuscito a trovare un po' di chicche, larghezze di lavoro differenti, di conseguenza potenze necessarie differenti, tipologie differenti, marchi poi, beh, gira che te giri, bene o male, è sempre qui. Ed iniziamo con questo voltafieno classico, diciamo un classico Kvernaland, un pin praticamente, qua avrà un numerazzo infinito, 11,2 metri larghezza di lavoro, Giant Software, quindi ovviamente PC Console, perché come sempre quando mi viene chiesto anche se il DLC è solo per PC, rarissimi casi, sì, ma se è fatto da Mama Giants ovviamente pensa per tutti, quindi anche in questo caso è un po' riproposto, diciamo, però ci sta tutto, sia come larghezza, comodità e marchio. E vediamo questo SIP Favorite 254 di Private Hold'em Farm, PC e Console. La categoria, come vedete, sarebbe ranghinatori, ma diciamo che fa anche da voltafieno. Nel senso, come vedete qua, se voi passate sulle andane, riuscite appunto a fare un discorso di appunto che andate a voltare. Ma se, come vi dice qua, se utilizzate questa lamina, questa piastra di fianco, vi crea praticamente anche l'andana. Quindi è un po' una via di mezzo. Vedete voi, insomma, se vi interessa sia la tipologia particolare di attrezzo, sia il fatto di poterlo un po' sfruttare un po' di più. L'Heli Lotus 1250 Profi, in questo caso il numero corrisponde a 12,50 m di larghezza di lavoro, gran larghezza di lavoro, oserei dire, riuscite spesso appunto a magari come dire, coprire proprio facilmente delle aree non indifferenti. Tra l'altro, vabbè, non vi dice la potenza richiesta, ma di solito questi attrezzi non è che richiedano, insomma, non sono dei ripuntatori, ecco, questo mi sembrava ovvio, comunque lo sottolineiamo. PC Console, altro da dire, c'è anche lui, insomma, nella categoria. Altro classico, più o meno, insomma, il Kun GF8702, 8,70 m, in questo caso vi dicono 40 cavalli, quindi come vedete, insomma, non sono eccessivi, anzi, riuscite, ed è giusto, insomma, che ci riusciate anche appunto con trattori piccoli a fare questi lavori di fienagione, per un discorso che uno non viene qua col Big Bad, e in più magari spesso la fienagione non è solo rivolta alla pianura, ma magari siete anche in montagna, quindi magari è giusto anche avere dei mezzi magari un po' leggeri e dal baricentro basso. Anche questo fate un bel lavoro, perché insomma già dai 6 metri in su, ma appunto tendenzialmente 8, 8, 10, si riesce sempre, insomma, a velocizzare un'azione che comunque è già veloce di suo. Vermeer Tedder Pack TD100 e TD190, che i numeri significano fino a un certo punto, perché uno è da 3,5 metri e l'altro da 5,80 m. PC e console, ovviamente Vermeer è uscito come DLC, quindi la licenza c'è per forza. Sono in quella categoria, diciamo, medio-piccoli, oserei dire anche piccoli. La cavalleria richiesta, ecco, 15 cavalli più piccolo, quindi qua probabilmente stanno anche esagerando. È nella categoria, attenzione a non sbattere contro le rocce, sennò qua lo piegate, lo distruggete. Però ci sta anche lui, perché può essere che magari andate a cercare un qualcosa di piccolo per campi piccoli, ripeto, magari alpini, da utilizzare con trattori con poca cavalleria. Quindi anche qua bisogna sempre, come al solito in tutte le top 10, cercare, insomma, un po' tutte le varianti, un po' tutte le idee, a capostipite di, poi può esserci anche un altro piccolo così, ma intanto io vi ho proposto questo della Vermeer. E infatti un altro abbastanza piccolo, Kun Hi-Bub 300 Tedder e Rake, quindi potrebbe fare doppia funzione, non ci interessa tanto che sia da PC e console, e di 4D modding praticamente. Eccolo qua, molto carino, molto valido come tutte le sue mod, nulla da dire. Vediamo un attimo, 3 metri abbiamo detto, c'è la capacità, scusate, potenza richiesta non mi ha specificata, ma immagino che quando avete 40 cavalli, facciamo 50 per star comodi, siete più che a posto. Proseguiamo con un altro classico, questo Class WA 4,50, quindi 4 metri e mezzo la larghezza di lavoro, vedete anche in questo caso 4 metri e mezzo, 15 km all'ora e 50 cavalli, soprattutto mi interessavano quelli richiesti, a volte
su uno spa il punto cavalli al metro, a volte sono un po' di più, a volte un po' di meno, però più o meno sono sempre in quell'ordine di grandezza. È interessante anche questo, è richiudibile per il trasporto e poi ovviamente si espande a 4 metri e mezzo. Bello, ben fatto, PC e console, che altro dire ragazzi miei, insomma, se siete appassionati un po' anche del marchio Class, qualcosa di vintage qua ci potrebbe star benissimo senza nessun problema. Oppure andate un attimo più sul moderno e Agrar Design Austria con il volto 60 PC e console, 5,80 m la larghezza di lavoro, praticamente nuovamente ritroviamo Class, non è il primo, non è l'ultimo, anche questo è la categoria e la grandezza, diciamo proprio classicone, e loro li troviamo veramente onnipresenti per il discorso finagione, bisognava citarli anche in questa top 10 per forza di cose, e anche con una bella mod che da avere, insomma, anche questa senza problemi. Ritroviamo SIP, in questo caso SIP Spider Pack di Wolfex Modding, PC e console, piccolo, ne abbiamo più di uno perché appunto c'è dal 230 al 400 e fortunatamente i numeri corrispondono, se fate diciamo 230 cm, 2,30 m e avanti dei 2,30 m, 3,50 m e 4, quindi già qua in un piccolo micro pack, come dire, riusciamo a coprire più situazioni. Bel marchio, c'è per PC, c'è per console, che altro dire, insomma, caricatelo. E concludo, perché ci deve essere sempre per conto mio anche un qualcosa di un po' oltre al classico, a volte c'è qualcosa per l'oltreoceano, a volte c'è qualcosa per l'est Europa, cerco sempre, insomma, di bazzicare in tante zone. Questo PZK765, perché non si sa i numeri, perché 7 è 4 metri, 6 è 3 metri e mezzo, e fino al 3, vabbè. PC e basta, ma c'è la sua versione dello stesso autore console. Questi, che tra l'altro sono in un'altra tipologia, vedete, ha dei rotori differenti, non sono messi, diciamo, in verticale che girano, ma sono messi, cioè, nel senso, non c'è il perno in verticale, quindi la circonferenza parallela al terreno, ma viceversa, proprio tutto l'attrezzo, tutti questi dischi sono come delle ruote, diciamo, ecco. È un'altra tipologia, diverse le grandezze. Anche questi li vedo molto più appunto in Polonia, Terra dell'Est e quant'altro, però nessuno vi vieta poi di usarli dove siete comodi. E quindi abbiamo visto un po' tutta la casistica anche con questa tipologia un po' particolare, ma usata anch'essa. E cari miei ragazzi, anche ad oggi siamo a fine episodio ed abbiamo visto una delle tante categorie di Farming 22. Ditemi la vostra. Io vi ho detto la mia, questo è quello che pensavo, ovviamente non è legge, lo sapete, e mi auguro, insomma, di trovare voi nei commenti, che mi dite, insomma, anche voi cosa pensate di tale categoria, se avete idee, proposte, cambiamenti, insomma, fatevi sentire, che è importante sia per me, ma soprattutto rendetevi conto che sarà importante anche per chi questi video li guarderà più avanti, perché troverà la mia classifica, più anche voi che magari contribuite, quindi sentitevi liberi, insomma, di dire la vostra. Detto questo, come al solito, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fei bravi, e ricordatevi del nono Nixo, sia per i video, sia anche quando magari andrete ad acquistare qualcosa sul sito Giants con il codice NICO87. Detto questo, ripeto, fei bravi, che ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!